possibile che c'è una stanza tutta... Una stanza tutta così, raga. Potrebbe farci bestemmiare in aramaico antico, effettivamente parlando. Signori, siamo pronti? Ci siamo. Essendo un ex dipendente di Playtime Corporation, tu finalmente ritorni all'agenzia, alla fattoria, quello che sia, dopo tanti anni, e scopri che tutti quanti sono spariti. Fantastico! Non capisco perché ci sta il pupazzo blu che fa un saluto un po' particolare col braccio destro, ma non facciamoci domande e noi proseguiamo tranquillamente presso il nostro gioco senza problemi. Benvenuti in questa fattoria del stato. Exit, posso uscire? No, non posso uscire. Ok. È una cassetta. Non me la fa prendere. Porco due. mi so che... Ma senti che rumore che fa quando prendi le cose, ma manco me stessero... Ah, qua immagino che devo infilarla. Ma i suoni sono altissimi, frate. Che bello! Non vedevo... Porco Diaz! Ma perché fa sti rumori? To fire left hand. Hold to pull objective. Quindi se tipo faccio così... Ah, quindi posso prendere... Fenomenale! Ok, non era questa l'intenzione. Ah, devo entrare. No, è tipo Alien Isolation. No, raga, ma se... Come mi crouccio? Con C? Ok, non devo andare però qua. Va bene, easy. Quindi, se infilo la manina qua... Non è molto invitante, effettivamente, parlando. Sì, guardi. Ma perché fa un saluto strano, sta cosa del robo? Ti debbo... Guarda, ti devo dire, effettivamente parlando, non me ne frega niente di sta fabbrica. Me ne posso andare già a casa? Fantastico. Ma la mano rossa perché non ce l'ho? Che c'è scritto? Che è un pupazzo adorabile da abbracciare e è stato portato in vita. Fantastico, non vedevo l'ora di queste notizie, effettivamente. Raga, ma che cazzo è un ospedale per bambini? Make a friend. Non vedevo, guarda, voglio stare da sola, non voglio fare amici, voglio essere proprio... Porco... Che cazzo era quella cosa? Non voglio essere isolata da tutti. Non voglio avere amici, non me ne frega anche a... Ah. Devo andare per forza, vero? Porca puttana! Ma mi fa male se ci passo o no? Guarda, forse qua si stava meglio, effettivamente. Devo essere sincera? Forse lì dentro era molto me. Meno male che non sono scesa, mannaggia mia madre. Guarda, quasi che me lo sentivo che dovevate fare gli snort. Era quasi palese. Frate. Che bello! Porco... Fantastico! Non vedevo l'ora! Che bello un c***o! Ma ce l'ho dietro al... Oh, look. No, beh, non penso, dai. Non credo. Nessuno se ne va senza un giocattolo? Ho già capito che giocattolo mi aspetta. Ah, però tutto tranquillo comunque il gioco alla fine. A parte prima quel piccolo fraintendimento nelle grade che non mi è piaciuto, per il resto tutto bene. Ok, quindi immagino che devo fare il doppio giro. Facciamo così. Facciamo così. Sicchede. Ah, non posso fare il giro così, ok. Infatti non aveva senso fare il giro. Ma non arriva? Ah, giustamente, aspetta un attimo. Non avevo visto che c'era qua l'alta grata. Facciamo così. Frate, mi si è buggata la mano! Non mi esce più la mano! Cristo Dio, che ora è uscita. Ma cado, secondo voi? Me sta picca! Che stretto è? Cristo di Dio! Questa è una bella idea comunque. Cioè, era comunque tipo il roller coaster, capito? Un'esperienza da fare nella vita almeno una volta. Ah, però posso... Aspettate, facciamo così, scusatemi, destro. Tiriamo prima il ponte. Ah, che siamo già qui. E facciamo... Destro, sinistro. Ma non mi fa nulla qua, raga. Ah, va, fa mock! Easy. Ci abbiamo messo 2 secondi a farlo. Fucking easy.
Posso fare la tecnica, la mia tecnica preferita? Woohoo! Mi sembreremmo. Mi sono fatta male. Mi sa che mi sono rotta il buco. Oh, nucleo. Però non è un problema. Porco Diaz! Perché mi sta guardando quello lì? Sì, ma perché mi sta guardando con gli occhi? Mi sa che ho gli occhi, raga. No, no, bruttissimo gesto. Che bambola facciamo? Il bambolotto assassino, vai. Ah, mi sa che mi fanno un gattino, che bello. Non vedevo l'ora del gattino. Ah, me l'ha dipinto. Che ansia, raga, ma che cazzo sto vedendo? Non mi piace il fatto che mi stia seguendo con gli occhi. Cioè, sta cosa mi trigger il cervello. Come lo che... La chiamiamo Ambrogio? Non mi piace. Non mi piacciono ste facce, ve lo giuro, mi metto... Impossibile che c'è una stanza tutta... Una stanza tutta così, raga. Porca Dios! Agremmi, non di co... We have a technical problems. Fantastico, incredibile. Ma nelle botole. Bella la porta che mi si apre dritta ne- e non mi fa andare indietro. Fantastico, un'esperienza effettivamente che vorrei ripetere altre 500 volte. Non è un problema, rifacciamo, zero problemi. Vedi questo? Però è carino, dai, comunque è simpatico. Ha uno sguardo molto, molto sexy. Cioè io me lo bomberei onestamente, 10-10. Non so voi, ho un pensierino, glielo farei. Easy, ormai non ho più paura. Porco. Ok, dritto, dritto, vai. Salta, salta, no problem, no problem. We don't need to care, we have nothing care. No, 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 no. Quella parte lì avete sempre ansia. Quanto godo, stro... Ok, quindi dobbiamo entrare nel culo del Demogorgone, un po' infiammato. Vabbè, non è un problema, siamo abituati. Perché ho il presentimento che non uscirà una cosa di molto bello da questa stanza? Cioè, il mio presentimento è che da qua uscirà qualcosa che proprio me lo piazzerà. È palesemente la bamboletta. Tanto, ragazzi, paura non ne possiamo avere. Non può andare nulla storto, effettivamente parlando. Io penso che i Clarion siano la cosa più inquietante mai creata nell'universo. Perché la musica ti va più intensa? Non mi piace, effettivamente. Ah, ma è una cameretta. Che carina. Non vedevo l'ora di andare dentro una stanza del genere. Dove sono? Amsterdam? Quartiere a luci rosse? Pronto? Direi che è carina. Perché ho il presentimento che devo aprire la... Giustamente. Mi chiamo rincoglionita che vado ad aprire una roba del genere. Chi è che non lo farebbe? Tua madre... Ho aperto solo l'involucro, non ho aperto te. Sono ancora salva. Sei impazzito? Quindi c'è la parte 2. Beh, lo continuiamo. A sto punto facciamo la parte 2. Raga, le cose a metà non si lasciano. È come dire che siete lì nell'atto finale di voi avete capito cosa. Entra vostra nonna, vi interrompe, dopo se ne va e non continuate. No, continuate su vostra nonna.